Da stamattina, ai balconi del Palazzo del Consiglio Comunale di Via Verdi, c'è la foto di Francesco Azzarà, l'operatore di Emergency rapito in Darfur il 14 agosto. Con questa iniziativa, promossa dal sindaco De Magistris e dal presidente del Consiglio Pasquino, il comune di Napoli manifesta solidarietà alla famiglia e all'organizzazione non governativa che da anni opera nelle zone più disagiate del pianeta. Insieme allo striscione con le foto dei 5 italiani sequestrati dai pirati somali, esposto sulla facciata di Palazzo San Giacomo, la foto di Francesco in via Verdi testimonia la vicinanza umana alle vittime e alle loro famiglie, e l'auspicio del comune affinché le drammatiche vicende che coinvolgono italiani nel mondo trovino al più presto soluzione.